Il film era stato offerto a Sergio Sitti e io ho lavorato con lui alla sceneggiatura. E il mio principale apporto a questa sceneggiatura è consistito nel dare alla sceneggiatura una struttura di carattere dantesco che probabilmente era già nelle idee di De Sade. Cioè ho diviso la sceneggiatura in gironi, ho dato loro, insomma, ho dato alla sceneggiatura una specie di verticalità e di ordine di carattere dantesco. Ma mentre lavoravamo appunto questa sceneggiatura, Sergio Sitti pian piano si disamorava perché gli era venuta un'altra idea, l'idea di un altro film. E io invece pian piano me ne innamoravo. E mi sono innamorato definitivamente quando è venuta questa illuminazione, quando si è venuta l'idea di trasporre De Sade nel 1944 a Salò. L'idea di un film non è mai prodotto di una serie di pensieri. C'è una serie di pensieri che viene interrotta, semmai, da un'illuminazione, come è stato nel caso appunto di De Sade. Questo lampo l'ho avuto nel momento in cui ho deciso di trasporre le 120 giornate di Sodoma nella primavera del 44 e ho visto quindi la coreografia fascista. Lo schema formale, l'illuminazione che ho di quello che deve essere un film, che è inesprimibile in parole, o tu lo capisci o non lo capisci, non te lo so dire. Cioè, quando decido di fare un film, lo decido perché ho una specie di illuminazione che è l'idea formale del film, è la sintesi del film. Il sadomasochismo è una categoria eterna dell'uomo, c'era il tempo di De Sade, c'è oggi, eccetera, eccetera, ma non è questo che mi importa. Cioè mi importa anche questo, ma il reale senso del sesso nel mio film è quello che dicevo, cioè una metafora del rapporto del potere con chi gli è sottoposto. Tutto il sesso di De Sade, cioè il sadomasochismo di De Sade, ha dunque una funzione ben specifica, ben chiara, cioè quella di rappresentare ciò che il potere fa del corpo umano, la riduzione del corpo umano a cosa? La mercificazione del corpo. Cioè praticamente l'annullamento della personalità degli altri, dell'altro. E quindi un film non soltanto sul potere, ma su quella che io chiamo l'anarchia del potere, perché nulla è più anarchico del potere. Il potere fa praticamente ciò che vuole e ciò che il potere vuole è completamente arbitrario o dettatoli da sue necessità di carattere economico che sfuggono alla logica comune. Ma oltre che un film sull'anarchia del potere, questo film vuole essere anche un film sulla inesistenza della storia, cioè la storia così come vista dalla cultura eurocentrica, il razionalismo e l'empirismo occidentale da una parte e il marxismo dall'altra, nel film vuole essere dimostrato come inesistente. Beh, non direi per i nostri giorni, lo prendo come metafora del rapporto del potere con chi è subordinato al potere e quindi vale in realtà per tutti i tempi. Evidentemente la spinta è venuta dal fatto che io detesto soprattutto il potere di oggi, è un potere che manipola i corpi in un modo orribile che non ha niente da invidiare la manipolazione fatta da Himmler o da Hitler. Li manipola trasformando nella coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi, i valori del consumo che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti. Per esempio, ha distrutto Roma, per esempio, non esistono più i romani, ecco, un giovane romano non c'è più, è un cadavere. È il cadavere di se stesso che vive ancora biologicamente ed è in uno stato di imponderabilità tra gli antichi valori della sua cultura popolare romana e i nuovi valori piccolo borghesi consumistici che gli sono stati imposti. Mosla! 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 Beh, no, questi sono ragionamenti che faccio io a te e tutto questo è incluso dentro il film. Ma non so se questo sarà esplicito e uno spettatore comune se ne accorgerà, forse non se ne accorgerà nemmeno un critico. Però è chiaro che la dinamica, ciò che mi spinge a fare questo film, è questo che ti dicevo. Eva?
Je ne pourrais pas y arriver. Fais-le pour l'amour de la Madone. L'uomo è sempre stato conformista. Cioè, la caratteristica principale dell'uomo è quella di conformarsi a qualsiasi tipo di potere o di qualità di vita trovi nascendo. Excusez-nous, on nous a ordonné de faire ça. Per me è una qualità, beh, sociale direi dell'uomo. No, forse biologicamente l'uomo è narciso, ribelle, ama proprio la propria identità, eccetera. Ma è la società che lo rende conformistico e lui ha chinato la testa una volta per sempre di fronte agli obblighi delle società. Questo è un fatto individuale che delle volte può poi avere delle ripercussioni anche in un certo ambito sociale, ma non credo ci sarà mai un tipo di società in cui l'uomo sia libero. Ma non bisogna mai sperare niente, la speranza è una cosa orrenda inventata dai partiti per tenere buoni i suoi iscritti. Ces messieurs savent que leurs demandes sont des lois pour nous. Quello che faccio sempre generalmente, portato però alle estreme conseguenze. Mentre cioè l'uso ossessivo del campo e del controcampo, del primo piano opposto a un altro primo piano, l'assenza di personaggi di quinta, l'assenza completa di personaggi che escono di campo e entrano in campo, l'assenza soprattutto di piani in sequenza, è una cosa tipica di tutti i miei film. In questo film tutto ciò è portato, direi, alla lucidità e all'assolutezza massima. Quando io giro, in realtà non faccio altro che raccogliere del materiale. Quindi vado in un posto qualsiasi non ricostruito, scelto da me, in natura, e raccolgo del materiale secondo la luce, secondo quello che c'è lì in quel momento, e così faccio con gli attori professionisti. Prendo un ragazzo che non ha mai recitato, lo metto davanti alla macchina da presa e lo tengo lì a lungo raccogliendo materiale. Questo significa che poi devo fare un lungo lavoro in montaggio per togliere tutto quello che è inutile e cogliere invece quel momento di verità che può essere, ecco, lampeggiato nel suo sguardo, nel suo sorriso mentre giravo. In questo film invece questo non succede, perché non è un film di raccolta di materiale elaborata poi in montaggio, è un film già girato, già montato mentre lo giro. E allora ho bisogno di un maggiore professionismo da parte degli attori. E in effetti in questo film ci sono 4-5 attori professionisti nel senso più puro della parola, ma anche quelli che ho scelto dalla strada, quindi la prima volta che recitano, li adopero un po' come se fossero degli attori. Pretendo loro un'esibizione professionale d'attori. Le battute le devono dire tutte intere, devono avere l'espressione giusta dal principio alla fine, eccetera, eccetera. Parlo prima con gli attori, faccio imparare bene le battute, devono dire esattamente quel che devono dire, poi naturalmente lascio un ampio margine anche all'improvvisazione, alla libertà. Però in genere qui è tutto meglio programmato che il solito. Ecco, adesso Umberto, all'azione. Valletti, lei va al tavolino laggiù, dove c'è una candela, l'accende e facendo in modo che non si spenga, piano piano va lì dove è Tonino. E voi reggete Tonino, voi lo reggete fermo per le braccia e per le gambe. Capito? Oh, lei, Valletti, quando è davanti a Tonino, si inginocchia come volesse bruciarli, ha capito?